E buongiorno, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Mi sembra un sogno di poter ricominciare a fare questi vlog. Mi sono presa un periodo di pausa che è durato, circa un mesetto più o meno, e mi sono lasciata il tempo di cominciare questa sessione, dare un po' di esami e ora mi sento abbastanza carica per riprendere in maniera molto graduale a rifare un po' di vlog ogni tanto e poi ricomincerò in maniera costante una volta che inizio a lavorare in ospedale a febbraio. Sono un po' non lo so, mi sento un po' un pesce fuori d'acqua con la telecamera in mano perché è veramente un sacco che non giro un vlog, non mi ricordo più l'ultimo che ho fatto. In ogni modo, non so quanto durerà questo vlog perché è probabile anche che duri più di un giorno, dipende da quanto registrerò oggi. Oggi è lunedì 21 gennaio e è già pomeriggio. Ho cominciato questo vlog ora perché veramente sono in una condizione di, non lo so, ormai sto veramente gettando le armi per l'esame che avrò domani mattina, che è un esame di scienze mediche dove ho diverse materie da portare e veramente non ne posso più perché è da 8 giorni che ho dato l'altro esame, quindi diciamo è da 8 giorni che sto ripetendo queste cose. Alcune mi sembra di saperle abbastanza in maniera soddisfacente, altre veramente mi rendo conto di non saperle e di non volerle sapere. È una materia che si chiama medicina interna e geriatria. Non riesco a studiare, cioè non mi è mai successo di andare ad un esame domani senza aver preparato una materia in maniera così, in maniera che mi convinca, no? Però non ce la faccio. Appena apro il quaderno comincio a distrarmi, non mi piace e spero che mi vada fatta bene, che non ci siano domande troppo specifiche. Aggiornarvi su un sacco di cose perché in questo mese che non ci siamo sentite, o meglio che vi ho tenuto compagnia ogni tanto su Instagram, eccetera, non vi ho aggiornato magari sulle cose della quotidianità. E quindi niente, da oggi ricominciamo a raccontarvi le piccole cose che accadono. Ad esempio, ha suonato il Corriere, non è un pacco, sponsorizzazione, tranquille. Come sapete, mi sono fatto un nuovo regalo e se non avete visto il video dove lo mostro, ve lo lascio linkato qua sotto. Comunque è l'ultimo video che è uscito. Però mi sono fatta questo regalo e ho preso l'iPhone XR. Scusate per questa pronuncia, ma ho l'apparecchio, gli apparecchi. Come ben saprete, la Apple cerca sempre di, tra virgolette, guadagnare, là c'è tu, di guadagnare soldi anche da accessori. C'è due o tre punti un po' deboli di questo telefono, tra cui il fatto che essendo un X, insomma, dal 7 in poi, praticamente non c'è più lo spazio per inserire le cuffiette con il jack, quello classico, ma le cuffiette si inseriscono con questo cavetto, il cavetto quello per caricare il telefono. Quindi io, che genio, per Natale mi sono fatta regalare le cuffiette vecchie, diciamo, però sono comunque cuffie nuove, appena regalate e tutto quanto, quindi mi scocciava troppo non usarle o comunque buttarle via, perciò ho deciso di ordinare alcuni accessori. È originale Apple, l'ho pagato 9,90 € ed è l'adattatore cuffiette iPhone. Come vedete si stacca, queste sono le vecchie cuffiette, insomma, e praticamente questo è l'adattatore. Non mi serve soltanto per le cuffiette, mi serve anche per il cavetto audio che ho in macchina, perché la macchina insomma di mamma, ha la radio, ma ha anche l'uscita AUX, quindi io metto la mia musica del mio telefono in macchina perché non mi piace ascoltare la radio. E poi altro acquisto mega importante, ho ordinato queste da Amazon, che sono tre pellicole di vetro temperato per l'iPhone. E stasera le attaccherò. Ieri c'erano i Dream Days da Tiger, ovvero quei giorni in cui le cose costano tutte 2 euro.
E quindi ne ho approfittato, ho fatto un giretto, non vi farò vedere le altre cose perché sono dei regali, quindi magari queste persone vedranno questo video e non voglio rovinare la sorpresa, però ho preso delle cose molto carine per me e per quando, diciamo, pensate per quando andrò in tirocinio e guardate un po', sono per ovviamente il cibo. Ho preso questa che è piccolina, sembra grande ma è veramente piccola, è tipo per uno snack, mela, noci, qualsiasi cosa io mi porti, la metterò qui dentro ed è molto comodo. E poi ho preso questo per la pasta, almeno io l'ho pensato per la pasta, ed è un super contenitore molto più grande rispetto a questo, vedete? Con questo bellissimo lama, se no la vostra soglia di attenzione morirà. Anzi, se siete arrivati a questo punto, commentate con l'emoji dell'unicorno. Vediamo quanti di voi mi hanno ascoltata per 9 minuti. Oh, ho già impostato il mio Forest, quindi la mia app per la concentrazione per 2 ore. Il telefono non è qua, ma è di là in cucina, assieme al computer che ho messo via. L'iPad, ultima super novità, l'ho venduto perché in pratica, come ben sapete, avevo l'iPad e l'iMac, quello là fisso che vedete là. E poi ho deciso di comprare il MacBook quest'estate. E ovviamente non lo sapevo di comprare questo MacBook, altrimenti l'iPad non l'avrei mai comprato. Quindi, visto che non lo usavo più a lezione, lo usavo molto poco, giusto per cavoleggiare qua in casa, ho pensato che non mi facesse proprio schifo rientrare di quella spesa del telefono che ho fatto, anche se, ripeto, è stata una spesa ponderata, pensata, cioè non è che ho esaurito tutto il mio denaro, sono in bancarotta, cioè. Però quelle centinaia di euro che ho preso, insomma, ho guadagnato dall'iPad non mi erano totalmente indifferenti, anzi, e devo dire che non sento la mancanza, ma semplicemente perché ho il portatile che è comodissimo e ora poi con il nuovo telefono, cioè, è una meraviglia, vi giuro, lo uso per tutto. Basta, mi rimetto a studiare. Shooting stars came crashing down, and we're building back up again now. I see your heart, see your mind, see all you hide. I won't let you go, can't let this die. When you lose yourself, I'll be right beside you. I see your heart, see your mind, see all you hide. I won't let you go, can't let this die. When you lose yourself, I'll be right beside you. Allora, io vedete perché mi arrabbio un sacco con me stessa, perché in questo momento, adesso vi faccio subito vedere, la situazione alle ore 16:01, quindi sono quasi terminate le 2 ore di concentrazione che avevo impostato. È un orario ancora molto, cioè molto presto per me, di solito le 4 per me è tipo pomeriggio presto. Ho finito, terminato di praticamente ripetere tutte le domande d'esame. Vedete, per ogni materia avevo dei blocchi di domande che sono state fatte gli altri anni, quindi avevo neuro, cardio erano tantissime, nefrologia. Pneumologia abbastanza poche, anche oncologia abbastanza poche, e poi altre domande generiche sempre di tutto l'esame. Alcune sono veramente così, cioè ho dato vari esami anche l'anno scorso in cui davvero non so se fosse un caso, però le domande erano sul serio quelle. Quindi diciamo che è un aiuto, cioè in caso di questi esami molto grandi, dove avete poco tempo per prepararli, eccetera, e soprattutto se sono scritti, è un aiuto in più avere, diciamo, esempi di domande. Questo è quanto. Quindi in 2 ore ho fatto 5 materie, ma ancora la sesta materia non sa da fare, cioè proprio non ce la faccio. Sono molto tranquilla, troppo. Questa cosa mi spaventa.
merendina con il mio super yogurt alla vaniglia mentre cerco di effettuare il backup del telefono per metterci le nuove canzoni che ho scaricato. Artù, che vorrebbe lo yogurt ma non può, e basta. Ecco cos'è il vero preesame. La mia faccia non ve la faccio vedere, che è meglio. Sono tutta in pigiamata, ho la mia tisana che però ora è ancora calda e me la sono anche tutta versata su una mano. Adesso mi metto un po'. Queste domande qua le ho già riviste, quindi mi metto un po' a guardare quella materia che non ho fatto perché. Eccola, maledetta. Basta ragazze, ci vediamo domani. Ma buongiorno, ma buongiornissimo. Oggi è il giorno seguente e io ho finito l'esame, sono arrivata a casa da un po' in realtà, perché sono già le, aspettate, 13:03. Quindi io sono arrivata a casa, credo alle 11, 11 e mezza. Non mi voglio esprimere sull'esame perché non so ancora il voto, era un esame scritto, dico soltanto che c'è stato da fare, nel senso alcune domande erano molto specifiche, altre molto facili, un po' un misto, però è quel mix che in realtà ti fa fare parecchi errori perché chiaramente le domande molto specifiche per quello che io ho studiato non ero all'altezza di rispondere a tutte quelle. Quindi ho semplicemente deciso che qualunque sia il voto, se è meno di 25, lo rifiuterò, semplicemente perché ho capito che è un esame fattibile, è un esame alla mia altezza, semplicemente con un po' più di studio magari. Però non mi do nessuna colpa perché venivo da una situazione molto stressante. Avevo appena finito di dare un esame veramente grosso, anzi due esami che ho passato. Quindi immaginavo di avere qualche problema nello studio, però io mi sono impegnata, mal che vada lo rifiuto e lo ridarò a maggio, nella prossima sessione, tanto uno scritto, sarà il male di dovermi rileggere e riguardare un po' di appunti. Quindi ciò che farò oggi sarà totale relax, assolutamente. Oggi pomeriggio ho degli impegni, devo andare in palestra, ho il medico. Controllo annuale, tranquillo. E stasera penso che uscirò perché ho proprio bisogno di pensare un attimo ad altro. E da domani mi rimetto sotto con la ripetizione questa volta perché devo dare un altro esame, l'ultimo, il 30. Quindi voglio andare super bene perché è un orale e quindi dai, carica. Niente, adesso voglio mettere un attimo questi file sul PC, caso sia un video abbastanza lungo, vi saluto qua, anche perché oggi non riprenderei molto, il tempo è terribile, guardate. Quindi aspettate. A parte che nevica, ma comunque è tutto bianco, è tutto grigio, è proprio brutto, 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 quindi non uscirò per fare altre cose se non quelle che vi ho detto. E basta. Sono felicissima di essere tornata. Spero di ritornare altrettanto presto con un altro vlog, ma questi giorni sono molto più fattibili rispetto a quelli passati, quindi credo di avere anche più tempo per fare video, eccetera. Bene, detto ciò, vi saluto e mi metto all'editing. Ciao!